Allora, siamo qui inseriti nel tabellone estivo di Viggianello, siamo con la dottoressa Cristina De Luca, insieme con gli amici dell'Arca in piazza, con uno slogan molto importante: come mangiamo. Allora, dottoressa, ci vuole spiegare un attimino di che cosa stiamo parlando? Bene, grazie Antonio. È importante. Cosa vuol dire come mangiamo? Vuol dire che quello che mangiamo poi diventa noi stessi, ed è importante capire quindi quello che noi mangiamo. Considerate che oggigiorno siamo bombardati da informazioni mediatiche sull'alimentazione, e soprattutto i nostri bambini, quindi oggi noi ci troviamo qui proprio per cercare di spiegare ai bambini attraverso i giochi quello che è giusto mangiare. Perfetto. Dottoressa, lei è una dietologa, non so se il termine è appropriato, però nella mia ignoranza dico dietologa. È la prima volta che collabora con l'Associazione Amici dell'Arte? Sì, è la prima volta, sono nutrizionista. Sì, perché sono una biologa molecolare e poi mi sono specializzata in nutrizione. Sì, è la prima volta, un'esperienza bellissima e spero di poterla ripetere. Ho collaborato già con la dottoressa Caputo, ma con l'associazione è proprio la prima volta, ed è veramente bello perché è un gruppo fantastico e si vede che c'è aggregazione e ci si muove per la popolazione. Perfetto, dottoressa, allora io la ringrazio, un buon divertimento insieme ai ragazzi, e naturalmente noi seguiremo adesso tutta l'iniziativa. Alla prossima volta. Grazie, buonasera e buon appetito a tutti. Ok, con la frutta. Allora, siamo qui con il sindaco di Viggianello, Vincenzo Corraro. Allora, sindaco, oggi in compagnia della nutrizionista Cristina De Luca, con gli amici dell'Arca qui in piazza, parliamo di alimentazione. Sì, parliamo di alimentazione, parliamo di bambini, parliamo di come si sta a tavola, di quello che si mangia, di come bisogna crescere. È un messaggio lanciato, dedicato alle famiglie, alle nostre famiglie, al nostro territorio, perché riteniamo che l'estate viggianellese è fatta di tante iniziative valide, culturali, di promozione turistica, ma abbiamo voluto dedicare uno spazio, un'attenzione anche ai valori, insomma, della nostra crescita, come il nutrizionismo, come lo sport, come i giochi e l'educazione in genere. Quindi ci sono, diciamo, tante cose nel nostro cartellone estivo, perché è un cartellone che sì, dedicato, diciamo, ai turisti, a chi viene a Viggianello e vuole dedicare un po' di tempo su queste su questo nostro territorio e naturalmente scoprire le bellezze del nostro territorio, ma è un cartellone dedicato anche alle nostre famiglie, che quelle che non sono andate in vacanza naturalmente, che sono qui e vogliono trascorrere qualche ora in compagnia, non solo di sera ma anche di pomeriggio, come l'attività che stiamo seguendo quest'oggi. L'agosto viggianellese è entrato nel vivo, come sapete, abbiamo cominciato a luglio con delle attività culturali che hanno un poco promosso il nostro Pollino, il centro storico di Viggianello, e adesso entriamo nella fase un poco, diciamo, più forte, ecco, delle nostre iniziative, perché abbiamo momenti musicali importanti. Vorrei ricordare il concerto di Luca Carboni il prossimo 12 agosto, abbiamo il momento dedicato alla musica etnica in due fasi, l'11 di agosto con il tradizionale appuntamento del Radici Festival, poi il 26 di agosto con una iniziativa nuova che vogliamo lanciare quest'anno, che è la cosiddetta Notte Bianca, un incontro tra suonatori del Pollino, suonatori e costruttori del Pollino, e la musica classica tradizionale, un grande evento che porterà qui una serie di gruppi, alcuni di Roma, altri della Calabria e naturalmente i nostri maestri suonatori del Pollino, un incontro appunto di musiche, un incontro qui a Viggianello che verrà anche inciso, faremo anche una testimonianza audio e video di questo progetto, che sarà poi promosso in tutta la regione Basilicata, proprio per dare una testimonianza della vitalità che c'è in questo nostro Pollino su questi temi, su questo orizzonte, e poi
poi naturalmente un altro tassello, un altro elemento in più che vogliamo spendere per la promozione turistica. Ancora momenti dedicati allo sport, momenti dedicati alle sagre, ecco, la promozione enogastronomica. Attorno a Ferragosto ci saranno delle sagre importanti e sul centro storico e nelle contrade del nostro borgo, con i prodotti tipici, con i nostri saperi, i nostri sapori. Poi avremo ancora appuntamenti dedicati alla natura, il festival dell'arrampicata sportiva, ci saranno momenti anche dedicati al jazz a settembre, poi naturalmente il nostro grande portale, che è quello delle tradizioni, quindi la Madonna del Carmine, a cui è legato il tradizionale rituale dei ciri e della danza del falcetto, che è molto seguita anche da chi viene da fuori. Poi i riti arborei a fine agosto. Quindi questo a grandi linee è il nostro cartellone di quest'anno, non dissimile da quello degli altri anni, ma con un elemento in più quest'anno. Noi abbiamo da spendere il marchio dei borghi più belli d'Italia, abbiamo da spendere la promozione del nostro Pollino, stiamo andando sui giornali nazionali attraverso gli scrittori che invitiamo qua, cerchiamo di promuovere attraverso i nostri siti web tutto quello che facciamo, proprio perché riteniamo che investire in turismo e in cultura sia un elemento forte anche delle piccole comunità. Quindi io vi invito a visitare Viggianello, vi invito ad essere con noi in queste nostre sedate, in queste nostre iniziative, e vi do naturalmente il benvenuto in questo nostro paese. Naturalmente, sindaco, ricordiamo che noi di viggianellovacanze.it seguiremo tutti gli eventi e invitiamo i nostri concittadini e anche tutti i turisti a partecipare numerosi. Io la ringrazio, sindaco, e buona serata. Buona serata a voi.